Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del nostro piccolo Angolo Tech. Oggi sono con Matteo, scrittore sia per Expert Zone che per MaxCityNet. Siamo riusciti a superare gli ostacoli dello sciopero di oggi, ce l'abbiamo fatta, vi chiedo scusa per questo brevissimo ritardo di questi 30 minuti, però ce l'abbiamo fatta. Matteo, perché oggi sei qui con me durante questa diretta streaming? Allora, intanto Luca ti ringrazio, oggi è un evento molto importante perché oggi parliamo di un argomento di cui si sa sempre troppo poco. Mm-hmm. Parliamo di mouse per videogiochi. Questo è un argomento estremamente importante perché il mercato dei videogiochi è in fortissima crescita negli ultimi anni, anche qua in Italia. Dovuto soprattutto anche alle iniziative che sta avendo ultimamente Microsoft nel mercato dei giochi. Assolutamente come sì. Come Xbox Play Anywhere, che permette di condividere, giocare allo stesso titolo sia su Xbox che su PC. Esatto, esatto. Ma anche un po' da sempre le politiche di Microsoft, che è sempre stata, Windows è sempre stata al centro per mm-hmm. quanto riguarda il mondo dei videogiochi. E questi prodotti che abbiamo portato qua sono un po' l'eccellenza nel settore. Ok. Allora, cominciamo, nel mentre che poi parliamo di questi tre prodotti, poi citiamo anche alcune delle tecnologie che li caratterizzano. Ok. Direi cominciamo dalla regia, non so se mi può mandare, ecco sì, lo vediamo già, effettivamente questi tre primi prodotti sono lo SteelSeries e il Sensei Wireless, il Razer Lanceade e il Logitech G903. Abbiamo scelto questi tre modelli perché effettivamente nel mercato ci sono molti altri modelli, ma questi rappresentano un po' il top nei loro rispettivi, nelle rispettive nicchie. Anche se ti devo dire che comunque nel mondo dei videogiochi la specializzazione è talmente alta che ogni giocatore ha un titolo e un mouse di riferimento. O meglio, una tipologia di mouse di riferimento. Ci sono i mouse per lo sparatutto, i mouse per il MOBA, i mouse che vanno un po' bene dappertutto, i mouse per un titolo o per l'altro. Siccome era impossibile qui portare tutti i mouse, perché sennò avremmo dovuto fare una diretta di tipo 6 ore. Ok. Allora, ti sarebbe piaciuto, immagino. Mi sarebbe piaciuto, dovete sì. sapere che è un feticista di mouse, questo sì. signore. Però non so se effettivamente qua mi avresti dato tutto questo tempo. No. Quindi abbiamo portato questi tre modelli che, tra l'altro, oltre all'impugnatura, ai pulsanti, includono anche particolari tecnologie che in futuro probabilmente vedremo in molti più modelli. Posso cogliere la palla al balzo per fare una domanda? Visto che comunque gli ultimi streaming, gli ultimi video che stiamo facendo, li stiamo un po' direzionando verso Natale, uh-huh. Mettiamoci nei panni della persona che va in negozio e vuole fare un regalo. Cosa deve vedere in sostanza in un mouse da gioco? Cosa fondamentalmente per l'ignorante, diciamo, che comunque non sa bene che cos'è un mouse alla fine, perché non è una cosa che viene sottovalutata, secondo me. Assolutamente sì, assolutamente sì. La maggior parte della gente, degli utenti, non si rende conto della potenzialità che ha un mouse, un dispositivo di puntamento. Allo stesso modo, ad esempio, nel campo della grafica, le tavolette grafiche Wacom, di cui abbiamo fatto la diretta poco sì. tempo fa, effettivamente sono uno standard del settore, perché nel mondo della grafica, in Photoshop, effettivamente una tavoletta grafica riesce ad arrivare in un punto in cui i mouse non riescono a fare. Per quanto riguarda la gestione di tipo office oppure anche nel mondo dei videogiochi, effettivamente i mouse, non meglio i mouse in generale, ma alcune tipologie di mouse offrono quel plus effettivamente molto importante per raggiungere determinati scopi. Pensa che ad esempio una persona che lavora sta 8 ore davanti al computer, 8-10 ore, e l'unico dispositivo di puntamento che ha sempre sotto mano è il mouse. Anche la tastiera si può utilizzare o non utilizzare in certo. base al tipo di applicazione, ma il mouse effettivamente ce l'avete sempre in mano. E un ottimo mouse garantisce un incremento di produzione molto molto alto, senza contare poi tutte le problematiche, perché spesso vengono sottovalutate, relative al tunnel carpale. Esatto. Al fatto che, ad esempio, un ottimo mouse vi salva da quello che è una brutta impugnatura e una cattiva articolazione delle mani quando appoggiate la mano alla scrivania. Che è, tra l'altro, l'obiettivo principale della linea Sculpt Ergonomic Desktop, tutta esatto. la serie di Microsoft. Comunque, esatto. magari ci facciamo un appuntamento dedicato. Ma sì, sì, sicuramente sarebbe un'ottima cosa parlare di tutta la tecnologia. Rimaniamo Microsoft. Magari nell'ambito gaming. Io vengo da te, tu sei l'addetto vendita. Ok. E cosa mi devi dire per farmi scegliere tra uno di questi tre mouse o tra i mouse da gioco che posso trovare in negozio? Allora, so che molti utenti che adesso stanno seguendo la diretta cominceranno a pensare, avranno già notato che questi tre mouse sono mouse wireless. Okay.
Per cui molti avranno detto, ma no, strano che un mouse wireless venga usato nel mondo dei videogiochi. Perché questo? Perché quando ci si va in una LAN party oppure in una stanza in cui ci sono 3, 4, 10, 20, 100 videogiocatori, uh-huh, a quel punto dispositivi wireless creano un sacco di problemi di interferenze. Possono esserci dei lag, eccetera. E se c'è un lag anche di un secondo nel momento in cui un cecchino sta sparando, effettivamente quel secondo può essere la differenza tra la vita e la morte. Non ti nascondo che vorrei avere anch'io una camera dove invitare 26 amici a fare un LAN party, però... Ci sono comunque molti tornei, Ah sì, no, ok. Ad esempio io seguo molto StarCraft, che è un videogioco che tra l'altro, non so se lo sai, ma StarCraft diventa gratuito tra pochi giorni, il primo capitolo. Blizzard, avevo letto qualcosa forse? Blizzard ha deciso di metterlo gratuito, quindi invitiamo anche i telespettatori a raggiungere, aggiungere e praticamente a contattarci anche poi per qualche partita. E, però di StarCraft ci sono i campionati mondiali. Quindi ci sono i tornei locali fino ai campionati mondiali. Quindi non è più una cosa solo di nicchia, ma sta diventando anche effettivamente una professione vera e propria in cui ci sono centinaia di migliaia di euro effettivamente in gioco ogni volta che si vince un torneo. Ottimo. Sempre tornando all'ambiente wireless, effettivamente il rischio c'è. Quindi moltissimi giocatori preferiscono utilizzare mouse a filo, tastiere a filo, cuffie a filo, perché il filo sostanzialmente non ha il problema del lag. Il filo ha una connessione diretta e non ha problemi di interferenza. Ok, questo è il primo punto. Sì. L'altro punto è che il fatto dell'autonomia. Perché alcune sessioni di videogioco possono durare 4, 5, 6, 10 ore. Effettivamente avere un mouse che porti un'autonomia importante è spesso fondamentale. Avere il mouse che si scarica a metà di una partita è quasi inaccettabile. Fino a, diciamo, 2 anni fa il filo era imprescindibile, lo confermo anch'io. Ad oggi invece io ho scelto proprio questi 3 tipologie di prodotti per far capire che si può iniziare a pensare a una tipologia di gioco anche senza filo, per cui con un'esperienza migliore e sicuramente anche un'ergonomia migliore, perché il filo è sempre un po' scocciato. Ecco, Daniele, che è uno dei nostri follower, ci sta dicendo: vive i cavi USB e il disordine. è vero, effettivamente. Infatti già si vede un po' poco dal tavolo, ma siamo pieni di cavi oggi. Sì, oggi siamo pieni di cavi, ma anche perché effettivamente è una situazione anomala, nel senso che abbiamo diverse tipologie di mouse. Di solito c'è un mouse, una tastiera e al limite le cuffie. Il disordine effettivamente è un po' creativo, però è anche vero che comunque poi porta sporco, i cavi intralciano. Ah, perché altro anche come è configurata, magari immagino la cameretta di un ragazzo, non sempre magari il cavo può andare in maniera comoda al PC. Sì, senza contare che poi magari il cavo va sotto la scrivania, non si sa dove va a finire, se una volta cava a me è caduto il connettore USB, sono andato a riprenderlo, c'erano 4-5 giù, non sapevo qual era. Quindi diciamo che questi 3 mouse effettivamente sono oggi l'eccellenza in ambito wireless. Anche perché comunque, superando, uscendo un po' dall'ambito videogame, la connessione wireless per un mouse è comunque migliore rispetto a quella Bluetooth. Solitamente Bluetooth ha la comodità di non avere ricevitore. Sì, assolutamente. La connessione Bluetooth è un canale troppo piccolo e la frequenza è ancora troppo bassa, per cui non è utilizzabile in ambito, diciamo, professionale. Nell'ambito gioco, grafico? Esatto, assolutamente no. Per ufficio va benissimo. In effetti, tutti e 3 questi mouse utilizzano un dongle USB con una frequenza 2,4 GHz, quindi Wi-Fi. Assolutamente il Bluetooth no. Forse il Bluetooth 5, non so se ci sono già partite sperimentazioni per il Bluetooth 5, ma il Bluetooth 3 o 4 assolutamente no. Va bene, a parte questo, quindi abbiamo detto il cavo, abbiamo detto le tipologie di connessioni che quindi possiamo estendere anche al wireless oggi, e poi giustamente una cosa che potrebbe sembrare stupida, ma per chi magari è un po' a digiuno di questi contenuti, non può essere piccolo, un mouse da gioco. Allora, l'impugnatura deve essere comoda. Okay. Deve essere comoda e possibilmente anche personalizzabile. Solitamente poi le scatole che contengono questi mouse danno la possibilità di appoggiare la mano, ho notato, soprattutto anche Razer, credo. Allora, le scatole di questi mouse, siccome sono prodotti comunque che non lo nego, sono molto costosi. Certo. Effettivamente questi 3 sono, non so se sono i mouse più costosi nel mercato, ma sicuramente ci si avvicina molto, poi parleremo anche un po' di prezzi. Però effettivamente le scatole solo seguono quello che è il mouse, sono delle piccole opere d'arte, per cui effettivamente è una confezione che gratifica l'utente una volta che la apre. Molti di questi prodotti effettivamente hanno anche una base, sì. Come ad esempio io partirei parlando già del primo. SteelSeries? Sì. No.
Il primo è lo SteelSeries Sensei Wireless e questo, eccolo qua, è stato uno dei primi, tra l'altro, mouse wireless e ha una forma abbastanza ergonomica. È abbastanza semplice, il numero di tasti non è alto. Magari giralo dall'altra parte così si vede anche come è fatto davanti. Ecco, sì, okay. Qui c'è il connettore micro USB per la ricarica, però ha una particolarità che ha questa che vedete, questa base, che è anche illuminata, è sostanzialmente la sua base di ricarica, quindi la sera o la mattina, in base se ho giocato di giorno o di notte, lo pongo sulla sua base di ricarica e lui sostanzialmente si ricarica. Alla fine, quando il mouse è carico, io lo stacco dalla basetta. La basetta ha comunque il cavo USB che va al computer e a questo punto io lo posso utilizzare in maniera wireless perché comunica direttamente con la sua base. E tra l'altro è anche bella pesante perché non si deve mai spostare dalla scrivania. La particolarità di questo mouse sono i driver. Possiamo inquadrare i driver un attimo? Dal mio schermo? Perfetto, questo è il driver, te lo lascio configurare a te. Questi sono i driver, abbiamo qui, in questo caso abbiamo solo il Sensei, perché i driver possono registrare anche tutta una serie di periferiche. Quindi la prima schermata dove abbiamo tutta la serie di periferiche del marchio. E questo che vedete effettivamente è la possibilità di configurazione dei driver. Qui sulla sinistra troviamo la possibilità di configurare ogni singolo pulsante con un'azione. Possiamo registrare anche delle macro. Che cosa sono le macro? Magari spieghiamo un attimo. Allora, le macro sono delle serie di pulsanti. Ad esempio, io in una fase di gioco posso, ad esempio, richiamare una truppa, muovere la truppa in un determinato punto e poi fare in modo che la truppa spari in maniera sequenziale. Queste comportano una macro di tastiera e mouse, una serie di pulsanti e scorciatoie che io posso registrare e poi associare a un tasto. Per cui con un clic del tasto lui mi esegue in maniera sequenziale tutti i tasti che ho premuto. Per cui è molto più comodo, ad esempio la solita sequenza di prendo il gruppo di persone, lo faccio andare dal punto A al punto B e gli faccio sparare, a questo punto lo registro in un solo pulsante. Oppure, che ne so, ricarico il fucile, oppure passo dalla modalità segugio alla modalità cecchino in un gioco... col fucile, eccetera. Comunque, prima persona intendevi? Esatto. in uno shooter, a quel punto posso registrarle in un singolo pulsante. Utilizzare le macro in maniera ottimale garantisce un incremento molto alto di velocità, perché non devo più ricordarmi la sequenza di tasti, ma devo solo localizzare la... Quindi possiamo creare macro fondamentalmente legate a un determinato tipo di gioco. Sì. Anche, okay. Tra l'altro, il Sensei ha tutta una serie di preset già pronti per le varie tipologie di gioco. Ah, già, sto prima, quelle che mi facevi vedere per Minecraft o... Sì, allora un po'. Qui, eccolo qua, queste sono tutta una serie di, sostanzialmente, facilitazioni che abbiamo nella serie che io posso adattare il mouse già a questi titoli. Ah, Gigantic, ecco, per esempio, un altro titolo. E Minecraft, che immagino che tu conosci bene questi titoli. Sì. Anche troppo. Ma torniamo di qua a vedere i driver, perché in particolare questo mouse ha delle caratteristiche uniche. Cosa? Ma non usi la rotellina? Ah, sì, posso usare anche la rotellina, sì, più che altro perché essendo... Allora, mi hanno sempre dato i nervi quelli che usano il mouse per spostare la barra. Ti dirò che in questo caso stiamo utilizzando il Surface Pro di Luca, e il Surface Pro l'abbiamo installato prima il driver, sì. Per cui il mouse non è ancora ben definito. E questi mouse non sono molto delicati da utilizzare all'inizio, perché sono come dei cavalli di razza. Utilizzare la rotellina come su un mouse normale qui potrebbe provocare un movimento incredibile. Mi esplode il Surface. Allora, qui possiamo vedere delle possibilità che ha questo mouse che sono, tra virgolette, uniche. Quindi l'adattamento alla velocità, una curva, ad esempio, possiamo adattare la curva di velocità, l'accelerazione. E la decelerazione. La decelerazione, quindi non il movimento, ma anche la curva di accelerazione o decelerazione, o anche, se vogliamo, l'adattamento del movimento. Questo, ad esempio, ti permette, ti spiego quando mi serve, quando su uno shooter passo, ad esempio, da un'arma a braccio a un'arma a puntamento, come ad esempio un fucile da cecchino, a quel punto mi muovo in maniera orizzontale per cercare l'obiettivo.
E a quel punto il fatto di respirare potrebbe provocarmi un movimento verticale inavvertito. Uh-huh. E questo cursore che vedete... Beh, serve... anche i movimenti devono essere, tra virgolette, meno sensibili quando facciamo il check-in, perché veramente ci si tratta di movimenti piccoli. Questo ti aiuta. Ti permette che capisci quando passi a modalità cecchino e a quel punto limita i movimenti verticali. Ottimo. Quindi tutta una serie di scorciatoie che effettivamente tra tutti i mouse che ho provato, il Sensei Wireless è effettivamente quello che ha i driver più specifici. Il costo di questo prodotto si aggirava un anno fa intorno ai 180 euro. È okay. Un costo importante, adesso non lo so dopo un anno se effettivamente hanno ci sono delle promozioni online. SteelSeries ha fatto uscire degli altri prodotti che però non intaccano questo che è ancora il top di gamma di SteelSeries. Ottimo. Allora, voto? Ma io direi, in tutta onestà, a questo gli diamo un bel 8. 8? 8, perché effettivamente è un eccellente mouse. Tra l'altro vorrei anche spezzare una lancia, perché poi molti che ci ascoltano, che magari non sono nell'ambito dei videogiochi, avranno preso paura in base al costo. 180 euro per un mouse, quando effettivamente ci sono concorrenti che partono da 10 euro, certo, è anche difficile da capire. Però qui la qualità è imprescindibile. Imprescindibile. Materiali, perché comunque è un mouse che riceverà più sollecitazioni, sì. Tasti aggiuntivi, configurabili, macro. Illuminazione programmata. Posso regolare. Abbiamo fatto vedere l'illuminazione. Posso programmare l'illuminazione della basetta, sia della rotellina che del logo, e la posso programmare qui in basso. Qui posso programmare l'illuminazione sia a singolo colore che a doppio colore, e anche con la fase di respiro che prima tu stavi guardando e non riuscivi a capire che cos'è. La fase di respiro è sostanzialmente la pulsazione tra i due colori, oppure tra un colore e il non colore. Beh, prova a configurare, poi magari facciamo vedere dalla telecamera. Allora, adesso qua possiamo passare ad esempio a questa colorazione blu. E adesso non so se si riesce a passare Al mouse, eccolo qua. Okay. Vedete il nostro mouse sta respirando. Sta respirando il blu. Ok. E possiamo farlo con più colorazioni, naturalmente. Assolutamente sì. E poi mi sembra di aver capito, perché prima ci ho smanettato un po'. Posso anche diversificarlo in base all'applicativo. Wow. Quindi, ad esempio, quando uso Word sarà ad esempio in blu, quando uso Excel lo metto in verde. E quando uso, che ne so, gioco a Overwatch, posso giocare in rosso. Certo, perché quando passi tra Word e Excel, effettivamente l'altro giorno mi rendevo conto che deve cambiare la sensibilità del mouse, secondo me. È probabile, sì. È probabile, perché poi Excel in particolare, se lo utilizzo... Esatto. Su Word mi serve solo la rotellina, quindi poco... Sì, sì. Su Excel effettivamente è molto più importante. E tra l'altro vorrei ben puntare il fatto che questi mouse, che sono nascono... per i videogiochi, però poi li usiamo tutto il giorno. Cioè, nessuno di noi, magari qualcuno sì, ma è più fortunato di me, gioca tutto il giorno. Comunque, okay. Se andiamo a utilizzare Edge, andiamo a utilizzare Word, Excel, PowerPoint... Senza andare troppo lontano, ci sono persone che ci guadagnano giocando tutti i giorni. Oggi sì. Sì, gli streamer, effettivamente gli streamer ci guadagnano, ma sono sicuro che ad esempio anche loro non si basano su un mouse qualsiasi, ma vanno uno strumento specifico, tanto quanto un carpentiere ha i suoi cacciaviti, tanto quanto ad esempio un idraulico ha le sue chiavi inglesi. Quindi in sostanza un mouse del genere, visto che magari uno potrebbe cominciare a pensarci, io non sono un grande videogiocatore, magari la persona a cui devono regalarlo, non è un grande videogiocatore, però usa molto il mouse. Può avere un senso buttarsi su un mouse del genere? Assolutamente sì. E credo che sia anche un eccellente regalo. È una cosa molto importante. Io ho degli amici che ho convinto poi a fare l'investimento e a passare ad un mouse importante. Effettivamente nessuno di loro si è pentito. Nessuno di loro, tra l'altro, tornerebbe anche indietro. Addirittura poi quando si va su marchi più importanti come SteelSeries, Logitech, Razer... ci si affeziona un po' al marchio, perché la specializzazione lì è percepibile, certo. L'impugnatura, il tipo di tasti, ma pensa anche alle configurazioni. Le configurazioni ci si affeziona, effettivamente poi si fa fatica a cambiare anche tipologia di mouse. Ok, passiamo adesso. Voto 8, quindi sì. Ok, poniamo il mouse nella sua basetta, lo mettiamo in ricarica, perché poi magari ci facciamo una partita. Ottimo. E passiamo al secondo prodotto, che è il Logitech. Adesso cambiamo... Sì.
cambiamo l'antenna. Ma intanto fallo vedere magari un attimino dalla telecamera, girandolo. Allora, questo è il Logitech G903. È un mouse caratterizzato da una forma innanzitutto aggressiva. Questo possiamo verlo dire che è veramente aggressiva e molto bella. Ha una doppia illuminazione sia sul dorso con il marchio G di Logitech, sia sulla rotella. E anche qui, quando lo accendo, praticamente questi tre LED, dovremmo riuscire a farlo vedere, quando io lo accendo, i tre LED mi mostrano la carica di batteria. Tutta una serie di pulsanti qui che mi permettono sia di regolare al volo la risoluzione, in modo che posso cambiare ricevitore. In modo che posso variare la risoluzione dinamicamente senza dover andare ogni volta ad aprire i driver. E poi anche al fatto che, ad esempio, questa cosa è molto importante perché nella parte sottostante, non so se vedete, qui c'è un piccolo peso che posso andare a togliere. Eccolo qui. Posso andare a togliere per effettivamente alleggerire il mouse. E questa era una cosa che speravo uscisse prima. Quando ti chiedevo di cosa chiedere quando si deve regalare un mouse da gioco, perché molti mouse sono provvisti di questi pesetti. A cosa servono? Perché? Allora, il mouse, quando uno comincia a utilizzare il mouse in maniera molto intensa, molto professionale, possiamo dire, il mouse diventa scusate, un'estensione del tuo braccio. Per cui a quel punto deve essere profilata, deve essere tua. Il peso di un mouse è molto importante perché questi mouse hanno una risoluzione molto alta. Si parla dai 12.000 ai 16.000 dpi. Quando si intende risoluzione si intende la precisione in questo caso? La capacità che ha la videocamera che è sotto il mouse di sostanzialmente di percepire il movimento. Okay. Pensate che sostanzialmente un mouse, tipicamente un mouse che sta intorno dai 10 ai 20 euro, ha una risoluzione di 1200-1800, qualcuno va sui 2008 ad esempio. Questi tre hanno risoluzioni che vanno dai 12.000 ai 16.000 dpi. Non credo che esista niente nel mercato con risoluzioni più alte. Queste risoluzioni sono ottime per chi gioca ad esempio a 4-5K. Okay. Sui giochi 4-5K la risoluzione a 12.000 dpi è molto consigliata perché effettivamente vi muovete su uno spazio altissimo per cui il movimento è percepito nei minimi dettagli. Il peso è importante perché quando muoviamo il mouse, diciamo, il grip del mouse nella superficie è importante per darmi la precisione. Un mouse troppo leggero, ad esempio, potrebbe scivolarmi. Un mouse troppo pesante potrebbe stancarmi il braccio o comunque crearmi dei movimenti allo stesso poco precisi perché devo dare più forza. Certo. Per cui la possibilità di variare il peso nei mouse è comunque una possibilità interessante perché mi permette anche di dire questo è il mio mouse, non è il Logitech che hanno tutti, ma è proprio quello mio. In particolare questo mouse qui è un mouse ambidestro e ha la possibilità, vedete all'interno della confezione c'è questa piccola scatola con all'interno, oltre all'antenna che adesso è collegata al Surface, ci sono questi piccoli pezzettini che sono sostanzialmente le coperture dei tasti laterali. Vediamo se si vedono meglio. Non so se si vedono bene. Sono le coperture dei tasti. Che cosa significa? Che io uso il mouse con la destra, per cui i tasti che uso con il pollice sono a sinistra, in questo modo qua. Ok. Se fossi mancino, userei il mouse in questo modo qua e userei il pollice sulla destra. Certo. Per cui i tasti a sinistra, ad esempio un mancino, non se ne fa niente. Però potrebbero, diciamo, creare problemi nel momento in cui lo impugno malamente e vado a premere dei tasti che non voglio premere. Accidentalmente. Per cui con queste capsule posso coprire i tasti che non uso e attivare i tasti che uso invece. Quindi anche in questo caso un'ulteriore personalizzazione. Oltre al fatto, ad esempio, di avere un click molto buono e anche e soprattutto una cosa interessante che è quella di poter moderare lo scorrimento della rotella. Ti racconto com'è. In questo caso la rotella è a scatti, quindi ad esempio la rotella a scatti è comoda quando ad esempio vado a selezionare una tipologia di arma. O paradossalmente, ad esempio, quando vado a scegliere all'interno di un menu di Excel, vado a scegliere l'esatta voce. Certo. Con un clic sul pulsante, che è meccanico, io ottengo uno scorrimento continuo.
non so se si vede, ma... Prova a girarla al contrario. Ok, verso la telecamera così magari è più chiaro. Non so se vede, però la rotella continua a scorrere. Sta continuando a scorrere, quindi ad esempio se ho un menu molto lungo, lo faccio scorrere, immaginate Word, un file di Word, lo vado a scorrere costantemente, continua a girare intanto. Ecco, si è fermata. E a quel punto io lo lascio scorrere. Con un altro click la rotella mi ridiventa a scatti. Poi ho degli altri pulsanti, ho la risoluzione variabile, come ti ho detto. E poi se possiamo a questo punto inquadrare di nuovo i driver. Eccoli qui. Perfetto. Questi sono la finestra dei driver e qui posso determinare... Mettiamo un attimo che l'ho... Ah, eccolo qua. No, ho attaccato il ricevitore giusto, forse no? Sì, sì. Eccolo qua. Fa fatica un po' su questa superficie. E adesso parliamo anche delle superfici. Qui dei driver... Vabbè, faccio io. Dimmi. Nei driver sostanzialmente posso anche andare a determinare sia il funzionamento di ogni singolo pulsante, sia alcune funzioni. Una di queste funzioni che io ritengo fondamentali, specie per chi gioca nei tornei, è quello di definire ogni settaggio di questo mouse nei driver nel mio computer e poi salvare i set all'interno del mouse, quindi non nel mio computer, ottimo, ma all'interno del mouse. Questo significa che poi quando prendo il mouse e vado in un altro computer con gli stessi driver installati, i driver si accorgono della presenza di una serie di set e mi chiedono che cosa voglio usare, se i set del computer oppure quelli del mouse. Questo può essere ottimo se la persona a cui stiamo facendo questo regalo è una persona che magari videogioca in giro, fa tornei soprattutto, perché così almeno la sua configurazione se lo porta sempre dietro. Sì, perché nei tornei è facile che ad esempio ti diano disponibile tutta una serie di computer, però tipicamente i giocatori si portano dietro il loro mouse, la loro tastiera. Sono diciamo hardware che diventano molto ultimi, mouse. Beh, certo, sì. Per cui a quel punto uno preferisce portarsi i propri, li collega via USB e in questo modo nel mouse io posso registrare i miei set, velocità, scorciatoia, tastiera, macro, eccetera. Qualsiasi cosa lo posso registrare qui dentro. Questo è molto importante, anche la sensibilità, e devo dire che questo ha un'ottima anche presa. Vedete che io ho una manona grande, ma comunque la presa è ottima. Eccellente, direi, e qua effettivamente lo scorrimento è ottimo. Qui in questo momento abbiamo un problema su questa superficie del tavolo, un problema per cui la superficie non si vede da casa, però è un tavolo traslucido, sì, che sì, è un nemico dei mouse sostanzialmente. Sì, sostanzialmente sì, da sempre, in particolare questi che hanno una risoluzione molto alta soffrono di questo tipo di problema. Però questo è un non problema, diciamo, perché qui non ce l'abbiamo, ma per chi videogioca molto è consigliabile utilizzare un tappetino. Ne vendono di molto grandi, i tappetini non sono quelli che vi regalano, ad esempio... E qui entriamo, secondo me, in un altro punto interessante, il tappetino, che è anche una delle altre cose che trovo... che viene molto sottovalutato. Quando ero in negozio mi capitava di vedere questi tappetini arrotolati magari che costavano 20 euro, la gente diceva ma io spendo 20 euro per un tappetino, micidiali. Sono micidiali, io li ho provati e poi ne parlo in particolare con il Razer, li ho provati e devo dire che non riesco più a stare senza. Hanno diverse caratteristiche. Primo, conosco anche chi li chiama tovagliette. No, veramente è brutto, dai tovagliette, dai, è brutto. Però questi tappetini sono innanzitutto, hanno la superficie inferiore che è mata, quindi sostanzialmente non si muovono. Una volta posizionati sul tavolo non si muovono. La superficie superiore è in un tessuto acrilico apposta, ottimizzato per i sensori dei mouse, è molto soffice, quindi i mouse viaggiano benissimo e io ho anche amici che ad esempio anche loro mi prendevano in giro, gliel'ho fatti provare, mi prendevano in giro e dicevano no, ma ormai nel 2017 figurati si usa un tappetino, ma non parlo di quelli piccoli, ma di quelli, ce ne sono che occupano veramente un'intera scrivania, sono incredibilmente comodi. Ecco, anche lì, ma scusami, cosa serve avere un tappetino? Cioè, io ne ho visti alcuni veramente grandi. Grandi, sì, perché in questo caso il tappetino ti occupa tutto, quindi il mouse non andrà mai fuori dal tappetino. Anche in un movimento ampio. Posso anche tappezzare tutta la stanza a sto punto. Ad esempio, per chi ha una scrivania in metallo, ad esempio, oppure in laccato, potrebbe soffrire il caldo e il freddo in inverno d'estate, perché magari arriva in ufficio la mattina, la notte non è stato chiuso l'ufficio, per cui il tavolo è freddo. Con il tappetino questo non succede.
Allo stesso modo, ad esempio, se tu lavori d'estate, magari il condizionatore non è perfetto e tendi a sudare qui nella parte del polso. Con il tappetino, anche se sudi, non importa, perché comunque il sudore resta qua. Il sudore non si appiccica, cioè il braccio non si appiccica al tavolo. Okay. Il tappetino è sempre morbido e la superficie è 100 volte meglio di qualsiasi superficie di tavolo. Quindi va, diciamo, diventa veramente una tovaglietta, nel senso che è una serve copertura. Anche non solo per il mouse, ma è una copertura per la tua zona di sì, lavoro. Assolutamente sì. Per me è diventata irrinunciabile nel mio lavoro. Tra l'altro io ho casa ufficio e effettivamente ne ho due. Una casa e un ufficio. Ottimo. Sono eccezionali, non credo che riuscirei a lavorare senza, perché sono diventato un addicted dei tappetini, diciamo, professionali. E comunque su questo consiglio di spendere molto sui tappetini. Si parla comunque di cifre contenute, perché il tappetino più caro che ho visto io costa intorno ai 25 euro, mi sembra, ma effettivamente li vale tutti assolutamente. E dopo che ho speso 180, questo in particolare mi sembra che stiamo sui 190 euro, questo il Logitech G903, questi sono i prezzi di listino, potrebbero esserci delle piccole variazioni in base a negozio a negozio. Il tappetino proprio esalta le qualità di questi mouse e li rende effettivamente molto 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 importanti. Vabbè, ma non divaghiamo troppo, torniamo un attimo a vedere il driver, così poi passiamo anche all'altro mouse. Allora, qui abbiamo la possibilità di selezionare le impostazioni tramite giochi. Ecco, questo magari è un difetto. Allora, qui i driver in realtà fanno tutto quello che... cioè ti propongono tutte le funzioni che effettivamente ha il mouse, però credo che Logitech in questo caso potrebbe effettivamente migliorarli. Perché comunque la risoluzione Surface attualmente è superiore a 2K e... sto soffrendo a vedere queste impostazioni. Sì, in questo caso sì, perché i pulsantini sono molto piccoli, le scritte, perché io da qua non riesco a vederle. Anche qui. Però. In questo caso effettivamente Logitech potrebbe migliorarli. Devo dire che comunque se il mouse è usato bene, una volta che tu hai definito le tue impostazioni, difficilmente le cambierai. Ci sono i vari preset, però sostanzialmente questa è un'operazione che si fa nella prima mezza giornata in cui installi il mouse. C'è anche la mappa termica della pressione dei tasti. Ah sì, sì sì, è vero, c'è anche questa particolarità quasi. E potremmo perderci veramente delle ore. Io ho questo mouse da un mesetto. Sì. E devo dire che ancora non ho finito la mia scoperta delle possibilità che ha. E sono con circa 25 ore di autonomia, comunque non è carico al 100%. Questo mouse l'ho usato per 3 giorni senza ricarica. Sono riuscito ad arrivare 3 giorni, cioè l'ho caricato e a piena energia l'ho staccato e l'ho usato ovviamente non per 24 ore al giorno, per 8-10 ore al giorno, ma comunque ha retto benissimo 3 giorni. Okay. Al termine di 3 giorni mi ha segnalato diciamo che la batteria si stava esaurendo, era mi sembra al 10%, a quel punto l'ho rimesso in carica. Voto? A questo gli diamo un 10 meno. 10 meno? 10 meno per via dei driver. Ok. Che non sono fanno tutto quello che devono fare, andrebbero un po' aggiornati. È un problema grafico, sostanzialmente. Andrebbero un po' aggiornati alle ultime tecnologie, sì. Ok. Sì. Sì, anche perché comunque immagino che un PC da gioco non abbia una risoluzione in Full HD, quindi tutti avranno questo problema. Sì, decisamente. Perché in questo momento, magari qualcuno non è pratico, Windows adesso gestisce alte risoluzioni, ma i miei menu sono comunque zoomati, nel caso del Surface del 200%. E funziona bene o male con tutti i menu, tutti i programmi che sono compatibili con questo zoom, sostanzialmente. Cioè, per esempio Office segue esatto, lo zoom. Sì. Quando vedo queste cose qui mi viene un po' di rabbia, perché dico, ma cavolo, è un driver che viene aperto da chi gioca. E si gioca su Windows. Esatto, e esatto. Quindi, cioè, insomma. Sì, c'è la scusante che effettivamente l'uso dei driver non è un'operazione che fai tutti i giorni, la fai una volta e effettivamente ci perderai mezza giornata a cercare di capire e ottimizzare il tuo utilizzo, magari provandolo con altri titoli. Però una volta definito effettivamente poi li riprendi dopo qualche mese. Però diciamo un po' più di attenzione, un aggiornamento software, niente di più, sarebbe ben visto. E questo, come quello di prima, lo consigli per tutti i giorni? Assolutamente sì. È il prezzo importante qui, eh. È il prezzo importante. No, ma infatti ti stavo dicendo di no proprio per questo, perché secondo me, a differenza del primo, hanno una risoluzione alta
e non funzionava bene su questo tipo di superficie traslucida, al contrario di quello di prima. Ma non credo che sia la risoluzione il problema. La risoluzione alta comunque è definita, nel senso che io posso partire da 800 dpi e scegliere qual è la mia risoluzione, questo non è un problema. Ah, ok. È proprio il tipo di superficie che magari riflette il... Quindi il tipo di tecnologia che sfruttano. Esatto. Lo riflette e funziona male. Se avessimo un tappetino qui sarebbe perfetto. Va bene, passiamo al prossimo. Allora, il prossimo è... telecamera. Eccolo qui. Il Razer. Leggo i commenti. Il Razer Lancet. Razer è un marchio relativamente giovane nel mondo dei mouse. Aspetta, per esempio, qui ci sono un po' di commenti che possono aiutarci. Dimmi. Per esempio, Fabio sta dicendo che è mancino, ma usa sempre il mouse destro. Ma Fabio, perché non trovi un mouse che vada bene per te o perché sei ambidestro? Allora Fabio, tutti e tre i mouse sono ambidestri. In particolare adesso vedremo una funzione tipica del Razer per i mouse, per i mancini. Però non credo che sia una derivanza diretta, nel senso che io ho diversi amici che sono mancini ma usano il mouse con la destra. Ah, però vedi, Daniele sta dicendo una cosa che non hai detto, non so se ti sei dimenticato, che permette la configurazione software in base alla superficie sulla quale vengono utilizzati. Sì, 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 ne volevo parlare con questo, Lo vediamo dopo, dice che ci trova più costoso, Logitech rigido sui 40 euro, ma penso che parli dei tappetini, credo. C'è un tappetino di Razer che è rigido, non l'ho mai provato, però l'ho visto, che ha tra l'altro anche le lucette, per cui va anche alimentato USB. Se non si è capito, lui è un amante di Razer. Sì, ma in realtà sono amante di tutti i marchi, nel senso che mi piacciono tutti. Marchi che insomma propongono prodotti di un certo livello. Razer ha questo tappetino rigido, che forse costa di più, perché poi ha tutta l'illuminazione attorno. Quindi anche il tappetino? Anche il tappetino, sì. Mamma mia. Quindi... Forse lì si va a pagare qualcosina anche di più scenico che non pratico. Okay. Un tappetino morbido comunque sicuramente sta sotto i 25 euro anche senza sconti. E allora quindi passiamo al Razer, il tuo piccolo gioiellino. Andiamo al Razer e il Razer, stavo dicendo, è un marchio abbastanza giovane. Se non mi sbaglio Razer come marchio non ha più di 10 anni. Anche l'USB, se vogliamo farlo vedere, è verde. Sì, è verde con il marchio Razer. Si nota. Qui non so, bisogna vedere. È lì la telecamera di te. Comunque, non so se si vede, comunque c'è il connettore verde, la scritta Razer. Razer è molto, molto attenta ai particolari. Razer è un marchio giovane che però in 10 anni ha fatto una corsa pazzesca ed è diventato oggi uno dei leader del mercato insieme a Logitech e a SteelSeries. Anzi, forse Logitech e SteelSeries e Razer sono un passo sopra SteelSeries. Si trova sempre così? In maniera che la telecamera ce l'hai proprio lì dietro. Ok. Lancet è un mouse wireless. Mi sono dimenticato di dire che comunque tutti e tre questi mouse possono funzionare anche a filo. In particolare, okay, collegando il cavo micro USB di ricarica, sostanzialmente diventano dei mouse a filo. Si stacca il ricevitore in sostanza? Sì, sì, si stacca. Facciamo vedere. Questo è l'antenna, il dongle USB che... viene utilizzato per l'antenna. Se io stacco, ho il micro USB e lo collego qui sotto e sostanzialmente ottengo un mouse a filo, quindi non c'è nessun problema. Anche il passaggio, quindi Dani, puoi comprare lo stesso sì, sì, e usarlo magari in wireless durante il giorno e magari a filo durante le sessioni di gioco se uno ha timore di non farcela. Allora, il Lancet è effettivamente il mouse dei tre il più scenico. L'utilizzo dei LED colorati nei bordi, nel logo e anche nella rotella è molto curato. La superficie è realizzata in plastica semilucida con a fianco le bordature in gomma molto viscosa. Laddove io appoggio il mouse ho una parte di gomma molto viscosa. Il mouse è estremamente bello anche nell'impugnatura. Il frontale qui davanti, tipico di tutti i mouse Razer, hanno un frontale alto, per cui quando vado ad appoggiare il dito, le dita stanno alti. Per cui effettivamente, secondo me, è una situazione più comoda sul davanti. L'uso della rotella qui è fisso
a scatti, non è come il Logitech per cui posso scegliere, qui è fisso a scatti. Ho diversi pulsanti e se andiamo a vedere qui all'interno dei driver, se mi dai lo schermo? Lo schermo. Perfetto. Ok. Ho la possibilità di configurare ogni singola parte del mouse, sia di decidere la tipologia, cioè l'uso del singolo pulsante, sia anche di creare, vedi ad esempio qui che ne abbiamo parlato prima, posso decidere la risoluzione e anche l'accelerazione. Mi sono dimenticato di dirti che in tutti e tre i casi comunque è un ultra pooling di 1000 Hz. L'ultra pooling è la caratteristica che dice quante volte il mouse comunica con il computer al secondo. In questo caso 1000 volte al secondo. Naturalmente penso che influisca sull'autonomia poi. Sì, sull'autonomia ci sono voci che influiscono di più, devo dire. Anche la comunicazione stessa Wi-Fi e anche le lucette, i LED influiscono. Vabbè. L'ultra pooling comunque di solito è difficile da ottenere nei mouse wireless. Però credo che scendere sotto, cioè nessun giocatore scenderebbe sotto un valore di 500 nell'ultra pooling al di là in una fase di gioco. In un mouse a filo l'ultra pooling è dato per scontato, comunque 1000 Hz sono abbastanza. Faccio una domanda mia curiosità che mi sono sempre chiesto. Ma ha senso andare a settare questo parametro? Cioè nel senso non conviene tenerlo alto, punto. Sì, ma mentre nei mouse, ad esempio, nei mouse a filo, questo qua è abbastanza scontato, l'ultra pooling. Nei mouse wireless questo, diciamo che è il top in cui arriva e va a incidere sia sulla, come si dice, sia sulla durata della batteria, anche se in minor parte, però per quanto riguarda credo che vada a incidere anche sul funzionamento stesso del mouse, nel senso che il mouse a quel punto è sotto sforzo e per un mouse wireless è una bella tipologia di lavoro. Una delle particolarità, anzi la particolarità più importante di questo prodotto qui rispetto agli altri due ad esempio è che questo è il primo mouse al mondo ad avere una tecnologia di gestione del segnale wireless dinamica, o meglio la tecnologia è sempre a 2,4 GHz in Wi-Fi grazie al dongle USB, però la frequenza non è fissa, o meglio che cosa succede? Che all'interno di una stanza in cui ci sono diversi prodotti Wi-Fi, questo si fissa inizialmente su un canale, che potrebbe essere ad esempio il canale 1, 2, 3 o così via. Nel momento in cui si accorge che la comunicazione con il computer via wireless è difficoltosa perché il canale tende a essere saturo, perché è occupato da altri device, in automatico switcha su un secondo canale. Come i router? Sì, come i router più evoluti, diciamo. Beh, switcha... dai, ormai sono quasi tutti. Sei ottimista tu. Allora, switcha sul secondo canale, poi sul terzo, e questa viene fatta, se non mi sbaglio, ogni millesimo di secondo. Okay. Quindi lui scandaglia la rete e trova se il canale in cui è residente è libero, continua a operare sullo stesso, altrimenti switcha. Questo permette che, questo è il vero banco di svolta del wireless nel videogame. Per cui, anche se la stanza è piena di device, immagina che qui abbiamo 10 persone, ogni persona ha mouse, tastiera e cuffie Wi-Fi. Abbiamo praticamente con 10 persone 30 device Wi-Fi. Più i router, più il modem privato. Anche questo in sostanza è un mouse da regalare a chi fa tornei o comunque si muove quando gioca. Allora sì. In particolare per questa funzione. Sì, assolutamente sì. Questa funzione è ottima e tra virgolette se andate sul sito Razer ci sono anche delle specifiche sulla risposta del segnale molto... molto importanti, che fanno vedere effettivamente la differenza, la stabilità. Io l'ho usato in un torneo, in un piccolo torneo casalingo, e effettivamente non mi ha assolutamente dato nessun problema per quanto riguarda la risposta in frequenza. Mai un lag, mai un dubbio, è stato estremamente importante. Beh, andiamo a vedere velocemente, che il tempo stringe, un po' una review del driver. Allora, mi piace molto l'utilizzo delle luci. I driver già qui su Razer sono fatti molto molto bene. E tra l'altro questi... Devo dirti, personalmente mi piacciono molto di più rispetto al primo modello, SteelSeries, che lo trovo più pulito, sì. Meno complesso. E questi tra l'altro sono anche la versione 2 dei Razer Synapse. Sta per arrivare, io credo che arriverà, ma bisognerebbe sentire Razer, però credo tra i primi del 2018, arriverà la versione 3, che è basata sul cloud, quindi effettivamente ha delle possibilità in più. In particolare sbloccherà alcune funzioni di questo mouse che attualmente qui sono ancora limitate.
e c'è la possibilità di calibrare. E prima parlavamo dei tappetini, questo mouse come Logitech ha la possibilità qui, perdono perché qui vedo il riflesso, ah non in wireless ma in filo, ha la possibilità quando ho usato a filo di calibrarsi in base al tipo di tappetino. Ok. Ci sono tutti i tappetini Razer predisposti o uno compatibile. Sostanzialmente io una volta che gli dico qual è il tappetino, lui fa una scansione con la telecamera, cerca di capire, vi fa fare due o tre movimenti con la mano e a quel punto lui sa che è su quel tappetino lì. Per cui l'efficienza del mouse aumenta moltissimo, non solo perché è sul tappetino, ma anche perché il tappetino sa dove sta operando. Intanto ragazzi fate pure le domande perché stiamo andando a chiudere, me le vado a leggere e poi le farò assolutamente a Matteo. Anche qui c'è la possibilità di utilizzare le macro e anche qui posso utilizzare, tra l'altro se utilizzo una tastiera Razer posso mischiare le macro tastiera mouse. Uh-huh. E poi questo diversamente dagli altri due ad esempio ha la particolarità che ha un look molto sobrio. Per cui ad esempio io lo consiglio vivamente a un vostro amico se gioca o comunque se è un amante come me dei mouse di un certo livello, ma anche effettivamente io me lo immagino una scrivania di un personaggio importante, ad esempio un amministratore delegato che ha bisogno di un mouse che sia importante a livello di prestazioni ma anche che sia effettivamente un mouse che si lasci guardare. Razer. Sì, perché gli altri due sono un po' aggressivi. Gli altri due sono più aggressivi, effettivamente sono più orientati in un mondo dei videogiochi. Questo nasce per il mondo dei videogiochi, ma sta bene anche in una scrivania di chi magari i videogiochi ci va molto meno. Ok, questo quindi lo consigli di più come regalo in generale per una persona? Sì, questo tra l'altro costa anche un po' meno, perché costa siamo sui 150 euro qua. E è un mouse estremamente importante, è a tutt'oggi il top di gamma, anche se Razer ha in listino un altro prodotto che si chiama Mamba, che costa un po' di più, secondo me questo qua è il top di gamma di Razer. Ottimo, tra l'altro Razer l'ho vista recentemente in diversi punti vendita, quindi si sta facendo strada. Sì, sì, sta diventando un marchio estremamente importante, già è uno dei marchi top insieme. Io mi ricordo che all'inizio era proprio nicchia, cioè lo deve comprare online. Sì, è un marchio giovane che comunque è cresciuto molto, si è parlato molto di Razer anche la settimana scorsa per via del nuovo telefono che hanno presentato. Ah, sì. Un nuovo Android, cioè è un marchio che fa molto parlare di sé, ecco. Va bene, anche qui poi Chrome Apps per i colori? Sì, perché posso anche, effettivamente, posso anche personalizzare alcune funzioni, soprattutto Razer ha questa nuova tecnologia, per cui effettivamente io posso, qui ci sono dei LED colorati che posso programmare, okay. Posso sia diversificarli in base alle app, eccetera, ma posso anche sincronizzarle in base anche con altri device, ad esempio se ho una tastiera Razer posso sincronizzare le luci del mouse con quelle della tastiera. In particolare se io ho Razer vende dei kit per cui io posso programmare l'illuminazione di questi kit e attaccarli ad esempio dietro nel display, in camera, eccetera. Quindi diciamo che Chroma, che è partita come una tecnologia software sui mouse, sulle tastiere, sta diventando una tecnologia software che andrà a diffondersi anche nelle altre parti della casa, oltre solo al okay. computer. Stacca pure lo schermo e vediamo un po' le domande. C'è qualcos'altro che vuoi far vedere qui? Ma ci sarebbero tantissime cose, ma se ci sono delle domande diamo spazio alle domande. Allora, vediamo un attimo. Io tappeto rigido Logitech che trovi nelle impostazioni del mouse, mi scappa il nome. Ah, Daniele odia Razer. Quindi Daniele... No, odiare no, nel senso che tutti questi tre prodotti sono eccezionali, ma poi ce ne sono molti altri come Corsair, eccetera, ce ne sono moltissimi, abbiamo scelto questi tre. C'è anche Pietro, poi... saluta Pietro. Ciao Pietro. Pietro è il capo. Mai 3D Logitech, al lavoro 100% Microsoft. Ah beh, per l'ufficio sì. Sì. Però è un'altra tipologia. Sì, è un'altra tipologia di prodotto, nel senso che Microsoft non fa prodotti per il gaming. Non fa più. Li faceva, sì, fino a qualche anno fa. Ed erano anche apprezzati, tra l'altro. Sì, io ne avevo uno, mi sono trovato... Corsair, sì, effettivamente, anche Corsair è un ottimo marchio. A me piacerebbe comunque rivedere Microsoft in questo ambiente, potrebbe sicuramente dire la sua. Ne ho sentite tante, sinceramente non so perché si sono ritirati e hanno lasciato stare. Ma perché una volta effettivamente non c'erano tutti questi marchi, una volta c'era Microsoft, c'era Logitech e c'erano altri due, HP. Adesso nel mercato del gaming è esploso, sono nati molti marchi. HP non so se ufficialmente, ma sta rientrando con la linea Omen.
PC sì, ufficialmente? No, ma con l'hardware non ho visto. Ah, non so nelle periferiche, non so, però con i PC sì. Con i PC sì. Con le periferiche non ho ben capito, però magari una mia... Pietro ci saluta, ci segue sempre. O sei qui, Pietro. Allora, tra l'altro sarebbe carino che anche voi postaste qui... Che cosa usate? Che cosa usate? Sì, dai, fatecelo sapere, potete anche mettere le foto, non è un problema. Ecco, Daniele dà anche la ragione, dice che Razer è un po' più plastichetta e pesa niente, come i suoi... Anzi, forse intendeva per questo mouse qui. Il Razer è sempre plastichetta e pesa niente come i suoi predecessori? Allora, è un mouse leggero, effettivamente, è un mouse leggero. Devo dire che il peso è bilanciato verso il basso e io lo trovo corretto. Non ha come ad esempio il Logitech, che ha la possibilità di essere di variare il peso. Uh-huh. In questo caso non c'è più, c'era nei modelli vecchi. E infatti mi ricordo di averne regalato qualcuno, sì, a mio amico, coi pesi però. C'era nei modelli vecchi, non l'hanno più messo, forse perché non è più una cosa che loro ritengono fondamentale, si sono concentrati su altro. Qui sta le preferenze dell'utente, non saprei... Ma non esiste più una linea coi pesi proprio? Dunque, nel listino di Razer mi sembra di no. In realtà il listino è molto vasto, non li conosco tutti i modelli, però mi sembra di no, perché il modello vecchio non c'è più, non saprei dirti. Mentre ad esempio il Logitech sì, e anche in altri prodotti concorrenti ci sono ancora i pesi che sono calibrati, per la calibrazione qui Razer è preferito di no. Forse perché loro preferiscono avere un prodotto e lasciare che l'utente effettivamente... Uh-huh. Prenda confidenza con questa tipologia di Daniele, prodotti. Ma Daniele, quanti anni hai? Perché io mi ricordo, perché me l'hanno detto, ma non ho mai visto comunque l'hardware. Ho 28 anni adesso, non so. L'hardware di? Microsoft dice che gli piange ancora il cuore, ha detto che ha avuto i più bei joystick e gamepad della storia. Io me li ricordo molto bene, ma non so, io me li ricordo fino a 4-5 anni fa. In realtà non so poi quando è stato che Microsoft ha deciso di lasciare il mercato dei videogamer. In tutta onestà non me lo ricordo. Però fino a 4-5 anni fa era ben presente. Ok. Anche Logitech comunque ha avuto sempre prodotti per il game, ma è solo da 2 o 3 anni che comunque si è impegnata anche con una linea proprio specificamente dedicata al gamer. Per cui questo mercato di gamer che diciamocelo, è stato sottovalutato fino a 2 o 3 anni fa. Beh, ma secondo me, te lo ripeto, è stato rilanciato un po' per tutte le novità che sono arrivate. Poi tra l'altro possiamo anche includere la news, perché ormai è praticamente ufficiale, della probabile introduzione di mouse stasera anche su Xbox. Bene, bene, abbiamo un'anteprima anche sul nostro streaming, che è molto bella. Effettivamente poi fateci sapere cosa ne pensate. Assolutamente sì. E ci sono titoli che poi il cui uso di mouse e tastiera è imprescindibile. Penso, cioè, io gioco a Diablo ad esempio. Uh-huh. Per cui Diablo non si può giocare con pad, è necessario avere mouse e tastiera. C'è anche per pad, ma credo che lì l'esperienza si riduca moltissimo. Titoli come Overwatch ad esempio o Unreal, si spara tutto in generale, hanno bisogno di mouse e tastiera. L'esperienza tramite pad li trasforma in qualcos'altro, non proprio un vero e proprio shooter. Ok. Per cui l'idea di proporre mouse e tastiera su una Xbox io la trovo assolutamente dovuta, anzi me la sarei aspettata anche un po' prima. Sono accordi sicuramente che... No, io ti dico che girava da molto tempo questa idea, c'era un po' una certa paura nell'introduzione, perché già adesso tu puoi attaccarli all'Xbox e funzionano all'interno del menu. Non all'interno dei giochi. Ma non è tanto il fatto che funzionino o no, è il fatto che il gioco li accetti o meno. Esatto, il problema era farli accettare al gioco come periferiche di input. Sì. Perché c'è un po' una diatriba, giustamente, tra quelle che sono le tastiere e mouse. Scusate, il controller e chi gioca su tastiera. E giustamente chi gioca con tastiera e mouse è più avvantaggiato in livello di precisione, sì, rispetto a chi è con controller. Assolutamente. E giocare online può essere... perde un po' quel concetto di divertiamoci tutti quanti. Sì, poi tra l'altro con mouse e tastiera su Xbox potrebbero arrivare tutta una serie di giochi che oggi non ci sono, come io sono un fan di StarCraft, potrebbe arrivare benissimo anche StarCraft su Xbox. Tutto è possibile, potrebbe anche essere l'occasione per Microsoft di rilanciarsi ancora in questo mercato. Esatto, sì. Anche se comunque Microsoft in questo mercato è sempre stata il punto di riferimento grazie a Windows. Ah, lo sai, PC. Va bene, io direi che abbiamo trattato tutto quello che dovevamo trattare. Abbiamo dato una visione sommaria di quelli che sono ad oggi i 3 migliori prodotti sul mercato e che sono
non un bel regalo, un regalo fantastico per chiunque. Quindi ripetiamo quali sono questi tre regali che abbiamo consigliato oggi. Allora, abbiamo lo SteelSeries Sensei Wireless. Telecamera, così li facciamo rivedere. Ok, ci siamo. Allora, abbiamo lo SteelSeries Sensei Wireless. Prezzo? Prezzo intorno ai 180 euro. Voto? Voto 8. Poi? Il Logitech G903. Voto 10 meno, che diventerà 10 se effettivamente Logitech darà una rinfrescatina ai driver. E il Razer Lancet, a cui io do in tutta sincerità un 10, perché introduce tecnologie molto importanti, ha un'ottima presa sulla mano, e se, anche se meccanicamente o comunque dal punto di vista puramente di hardware, secondo me equivale al 903, ha la tecnologia di variazione della frequenza che comunque lo per uno scalino superiore. E poi, da quanto ne ho dedotto da come me l'hai spiegato, è il mouse che si presta meglio ad altri utilizzi. Sì. Sì, è quello che ha il look più sobrio, effettivamente è un mouse bello da vedere. Bello da vedere in quei luoghi, effettivamente, il fatto che sia bello da vedere è importante. Ok. Bene, allora fateci sapere cosa ne pensate, commentate, condividete e ci vediamo alla prossima. Ok. Il prossimo appuntamento sarà sul... Non so esattamente com'è il calendario, però ad esempio io ho in programma... Potrebbe essere anche quella in cui possiamo ascoltare della bella musica. Ok, possiamo andare a trattare anche le cuffie. Ottimo. Allora, fateci sapere cosa ne pensate, continuate pure a commentare. Matteo, tanto è in copia nel post e vi potrà rispondere a tutti i vostri dubbi e domande. Quindi a breve vi condividiamo anche il video, così potete rivedervelo con calma. E ci vediamo alla prossima. Ciao!